Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con l'appuntamento con Focus TG. Buon sabato a tutti voi. Tanta cronaca ma anche politica nel nostro consueto appuntamento del mattino fino alle 13 il sabato. Vi faccio subito vedere una notizia di cronaca, purtroppo l'ennesima vittima della strada in Veneto, nello specifico nella Marca Trevigiana. Fra poco ci collegheremo con Anna De Roberto, che si trova sul posto di questa ennesima tragedia. Un ciclista di 27 anni travolto da un'auto nella notte a Treviso, poco fuori dal centro, a travolgere un coetaneo che non si è fermato subito a soccorrerlo. Per questo insomma viene indagato per omicidio stradale ma anche per omissione di soccorso. Fra poco ci collegheremo con Anna De Roberto per questa ennesima tragedia, un periodo molto molto particolare, purtroppo negativamente particolare per quanto riguarda le vittime in bicicletta, soprattutto nella Marca Trevigiana. Restiamo però con la cronaca, fra poco dunque ci collegheremo con Anna De Roberto. La cronaca ci porta a parlare del delitto, del duplice delitto di San Martino di Luperi. Lo ricorderete, Diletta Miatello, l'ex vigilessa che deve rispondere del massacro di entrambi i genitori, il processo che continua. La novità qual è? L'esito della perizia psichiatrica che dice che Diletta Miatello era capace di intendere e di volere. Capace di intendere e di volere. È questa la conclusione della perizia psichiatrica affidata ad Alessandro Saullo, eseguita su Diletta Miatello, l'ex vigilessa di San Martino di Luperi, in carcere a Montorio, accusata dell'omicidio degli anziani genitori. Era la notte del 27 dicembre 2022, quando in questa villetta di San Martino di Luperi si consumò il tragico fatto di sangue. Fu la sorella, la mattina dopo, a trovare senza vita la madre, Angela Sarto, 84 anni, massacrata con oggetti contundenti sul corpo e sulla testa, mentre il padre, Giorgio Miatello, 89 anni, fu soccorso agonizzante per i colpi ricevuti con un bastone e vasi di terracotta. L'anziano morì due mesi dopo. Diletta Miatello al PM ha raccontato una storia di violenza in famiglia subite da entrambe le sorelle. Mercoledì prossimo in tribunale a Padova la donna sarà interrogata dal PM mentre la sua legale si prepara al controesame della perizia psichiatrica che potrebbe aprire le porte all'ergastolo per la sua assistita. È chiaro che non abbiamo letto con piacere gli esiti della perizia, però devo evidenziarle innanzitutto un punto che riguarda l'approccio metodologico. Il mio consulente professor Terranova aveva espressamente chiesto di poter fare l'analisi del capello della signora Miatello in modo da poter verificare la tesi che noi abbiamo sempre sostenuto, cioè che ci fosse una intossicazione da benzodiazepine di tale intensità da poter determinare una, seppur transitoria, incapacità di intendere di volere. Diletta Miatello, mercoledì sarà in aula una persona malata, ribadisce l'avvocato. E ci dispiace moltissimo che non si siano esplorati tutti gli aspetti di un tema così delicato, soprattutto perché nelle conclusioni del perito si afferma che la signora Miatello è una persona malata, cioè è una persona affetta da una malattia psichiatrica. Dal duplice delitto di San Martino di Luperi all'omicidio nel bosco a Paderno del Grappa, lo ricorderete, l'assassino di Bledar Dedia, il 39enne albanese ucciso a coltellate nel boschetto di via Carpini, ha chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Il giovane, oggi 18enne, quando massacrò lo scorso 20 gennaio la vittima, era ancora minorenne. Il ragazzo potrà beneficiare dello sconto di un terzo della pena previsto sulla base delle regole differenti dal processo ordinario che caratterizzano i procedimenti della procura minorile. Il ragazzo reo confesso, identificato dai carabinieri, aveva raccontato quei terribili momenti quando accoltellò più volte a Bledar Dedi. È un delitto che sconvolse e continua a sconvolgere la comunità della Marca Trevigiana. Così come continua a sconvolgere la comunità della Marca Trevigiana la vicenda del lupo del Piave, il cosiddetto lupo del Piave. Sappiamo che c'è una task force della Polizia Provinciale nata per individuarlo anche con fototrappole dopo il tavolo di coordinamento in prefettura dei sindaci coinvolti. Nel frattempo però il lupo o i lupi, perché il dubbio è che possa essere più di uno, continuano a colpire. Hanno colpito a Ormelle
e questa volta hanno sbranato e ucciso anche un cagnolino di una famiglia. Per due volte in queste settimane i cagnolini aggrediti dal lupo del Piave erano riusciti a salvarsi dall'attacco, rimediando ferite ma tornando sempre dai loro proprietari impauriti. Questa volta è andata nel peggiore dei modi: un cucciolo di 5 mesi sbranato e ucciso dall'animale selvatico che ha colpito il cagnolino di una famiglia di Ormelle. Nottetempo si è avvicinato all'abitazione e ha preso di mira il cucciolo, che era uscito a passeggiare in giardino, forse approfittando di un po' di fresco per la pioggia. Un'operazione rapida, quella con cui il lupo ha trovato la preda, l'ha azzannata ed è poi fuggito tra casa e campi. Il cagnolino invece è stato ritrovato nel primo mattino, sbranato e senza vita. Una situazione che sta diventando davvero molto pericolosa, perché il lupo sembra davvero non avere più alcuna paura di avvicinarsi alle zone abitate dagli umani. Forse ha fame, forse si è smarrito, forse sta provando a diventare adulto. Fatto sta che da mesi ormai, da aprile cioè, da quando sono partite le prime segnalazioni, la situazione si sta di fatto aggravando sempre di più. Non solo, ma da un lupo parzialmente zoppo, la prima segnalazione riferiva di un esemplare giovane e non del tutto sano, si è passati ad altre immagini, ad altri episodi, dove i lupi sono diventati almeno due, se non forse di più. Un allarme che ha alzato progressivamente l'attenzione anche delle forze dell'ordine e della prefettura, costringendo a convocare il vertice del 27 agosto scorso con tutti i comuni dell'area golenale. Proprio in quell'occasione si era anche stabilito che almeno uno degli esemplari fosse una lupa. Dopo il via libera del Ministero, ora l'obiettivo della task force è quello di rintracciare e catturare l'esemplare, ma sempre nei limiti di rispetto della protezione di cui gode questo animale a livello europeo. Il presidente della provincia, Stefano Marcon, conferma che la squadra è già in azione. Io so che con il team di cattura è attivato e quindi dalla settimana prossima dovrebbero cominciare le procedure. Si sono attivati con i siti attrattivi, credo si chiamino, nel senso che ci sono 6 postazioni, provincia di Treviso, in location dove verosimilmente il lupo può presentarsi, e quindi l'indicazione è sempre quella di non tenere animali domestici liberi e quindi cercare in qualche modo di proteggerli, non dare da mangiare al lupo ed attivarsi immediatamente nel caso di avvistamenti, segnalando ai carabinieri appunto l'avvistamento del lupo. Adesso lasciamoli lavorare in modo tale, insomma, che non si scatenino curiosi, diciamo così, perché c'è bisogno, insomma, che gli addetti alla cattura possano lavorare in tranquillità, le procedure le conoscono. Io spero che diventino efficaci a breve. E a proposito di lupi, dopo l'aumento delle predazioni in altopiano di Asiago e dopo gli avvistamenti anche a Marostica, la regione conferma le preoccupazioni degli agricoltori, ma anche residenti e turisti sul tema. La Commissione delle Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni si è riunita per discutere della situazione. L'assessore veneto alla caccia e al territorio, Cristiano Corazzari, spiega che verranno valutate iniziative per una diversa gestione della specie. Il primo passo sarà il coinvolgimento dei ministeri competenti. C'è il lupo che fa predazioni a destra e a manca, abbiamo visto, e non solo in montagna ma anche in pianura, e poi ci sono gli esseri umani come quelli che hanno compiuto un atto davvero inqualificabile a Fontanelle, siamo di nuovo nella Marca trevigiana, sgozzando e di fatto portando via una capretta a un residente. L'hanno presa così, alzata probabilmente più di una persona, l'hanno alzata e dopo cos'è che hanno fatto? L'hanno scannata di brutto, perché sono rimasti il segno della testa e delle corna per terra, sul sangue, l'impronta. Cioè proprio di una crudeltà che mi pare che anche a Tese hanno fatto fuori due caprette sull'asilo di Tese, se ben ricordo, poco tempo fa. Racconta quasi con un filo di voce Luigi Cecchetto la tristissima vicenda che ha colpito una delle sue caprette nella notte. Lola, figlia di Giana, è stata uccisa e prelevata nella notte da questo piccolo appezzamento di terreno adiacente all'abitazione dove Cecchetto tiene qualche animale domestico come galline e oche. L'area, nonostante i cartelli, è solo parzialmente videosorvegliata, quindi non sarà semplice risalire ai responsabili, che sono già stati denunciati da Cecchetto. Sorvegliata solo un po' più avanti, cioè quello che è la parte della mia abitazione è totalmente videosorvegliata 24 ore su 24, ma qua
no. Una situazione davvero spiacevole sulla quale il proprietario proietta un futuro anche peggiore. Questa è una pista ciclabile e passano tanti bambini, si fermavano a carezzarle, però adesso bisognerà per forza di cose che trovi una soluzione, perché se me ne hanno preso una probabilmente questa sarà destinata a fare la stessa fine. È una cosa veramente che fa male il cuore, stringe il cuore vedere uccidere uccidere animali inerti. Fra poco ci colleghiamo con Anna De Roberto da Treviso per l'incidente mortale di questa notte. Intanto torniamo a parlare della esplosione di ieri ad Alleghe, al camping. Resta in serie condizioni la 67enne ustionata, la figlia anche ferita in modo più lieve. Riviviamo allora quanto accaduto ad Alleghe nel racconto di Stefano Bozzi. Mi ha svegliato, è stata una bomba, ma una bomba di quelle micidiali. Si è sfiorata la tragedia al camping Alleghe di Masarè, nel Bellunese. È una mattina come un'altra in campeggio quando attorno alle 7.45 un boato scuote la Valle del Cordevole. Un'esplosione fortissima che ha fatto letteralmente saltare in aria la roulotte privata di una famiglia di 3 persone residenti a Padova che ad Alleghe stavano trascorrendo le vacanze. Piovono vetri e pezzi di lamiera in tutte le direzioni. L'onda d'urto sradica le porte delle roulotte adiacenti e rompe i vetri dei bunker. Delle auto. Sotto le macerie ci sono una donna di 67 anni e la figlia di 39. Miracolato il padre, che al momento dello scoppio si era casualmente recato alla toilette. Nonostante il botto devastante, le due donne sono incredibilmente in buone condizioni. La madre viene trasportata dall'elicottero dell'aiuto alpin di Bolzano al Cafoncello di Treviso, riportando alcune ustioni ed escoriazioni, mentre la figlia viene trasportata con il padre all'ospedale di Agordo per accertamenti. Il racconto nelle parole di una signora che si trovava nella piazzola adiacente. Un forte boato e siamo usciti, abbiamo visto questo disastro e c'era sotto la signora e la figlia, e abbiamo estratto la figlia e la mamma. Voi proprio subito li avete estratti? Subito sì, perché bisognava tirarle fuori. Le cause dell'esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, anche se tutto farebbe propendere per una fuga di gas all'interno del caravan. Non più tardi di ieri la roulotte era stata oggetto di alcuni lavori proprio all'impianto del gas e quindi non si esclude una correlazione con lo scoppio di questa mattina, ma saranno le perizie tecniche a mettere l'ultima parola sulla dinamica dell'incidente, il cui esito avrebbe potuto essere ben peggiore sia per le condizioni dei familiari sia per la presenza di altre piazzole adiacenti dalle quali nessuna persona è rimasta coinvolta, fatto salvo per qualche danno di natura materiale. Praticamente lo spostamento d'aria ci ha rotto anche le porte delle nostre casette, eccetera. L'importante è che stiano bene loro, perché è la cosa più importante. Dopo i danni materiali, quelli si riparano. Andiamo allora a Treviso, l'abbiamo detto in apertura, 27enne di Carbonera travolto e ucciso in bicicletta questa notte poco fuori dal centro di Treviso. Anna De Roberto si trova sul posto insieme ad Alberto Pivetta. Buongiorno Anna. Eccoci Nicola, buongiorno. Si chiamava Marco Cararetto la vittima, abbiamo potuto conoscere le sue generalità davvero da pochi minuti, e questo è esattamente il posto in cui è avvenuto l'impatto. Siamo lungo viale Trento Trieste, che per chi non lo conoscesse è il viale che conduce praticamente al centro storico di Treviso, e la vittima stava percorrendo questo viale proprio qui dove ci troviamo noi, in direzione Treviso. Intorno alle 3 del mattino è stato centrato in pieno da un'automobile, una Peugeot, che stava percorrendo nella stessa direzione questa strada. 3 di notte, probabilmente una strada deserta, una strada un rettilineo, quindi sicuramente la velocità deve essere stata alta, perché la frenata è stata lunga circa una quindicina di metri. Queste sono le notizie che siamo riusciti a avere da i carabinieri che stanno facendo le indagini. Il giovane è stato preso in questo punto l'impatto e poi è stato sbalzato dalla sua bicicletta. Guardate, qui ci sono ancora le piccole barriere che sono state poste dai vigili del fuoco. Questa notte sono intervenuti loro, è uscita
un'ambulanza del 118 e poi due gazzelle dei carabinieri. Purtroppo per il ragazzo non c'era già più nulla da fare. Dobbiamo anche darvi delle notizie che in qualche modo sono diverse rispetto a quelle che le persone hanno potuto leggere sui giornali online, perché in realtà l'investitore ha percorso un centinaio di metri in direzione Treviso, ma poi si è fermato e ha chiamato i soccorsi, soccorsi che sono stati contemporaneamente chiamati anche da altri automobilisti. Quindi si è fermato. Inizialmente si pensava che l'uomo si fosse dato alla fuga, anzi mi correggo, perché è un ragazzo anche l'investitore, pare che vittima e investitore fossero praticamente coetanei, quindi due 27enni. Inizialmente si pensava che si fosse dato alla fuga e fosse stato rintracciato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza che vedete lì in fondo, sono lì su quei lampioni. In realtà le immagini sono state comunque visionate perché hanno ripreso integralmente l'incidente che è avvenuto questa notte, però a chiamare i soccorsi è stato l'investitore, quindi non è scappato. Guardate, coincidenza vuole che stia passando un ciclista proprio in questa strada, quindi immaginate quanto vicini i ciclisti spesso corrano vicino alle automobili. C'è anche un'altra pista ciclabile, grazie ad Alberto Pivetta che riesce a farvela vedere, che è qui, che è molto più ampia, è una strada, ecco, mi corregge Susanna, è pedonale e quindi i ciclisti, insomma, alcuni vanno di qua, altri vanno di là, ma chi sceglie Viale Trento Trieste è veramente vicino alle automobili. Immaginiamo alle 3 di notte con un'automobile che sta correndo a velocità elevata. Nicola, noi abbiamo raggiunto Susanna Maggioni, che è la presidente della FIAB di Treviso, perché è stata davvero un'estate nera per i ciclisti e quello che è accaduto ci ricorda ancora una volta che chi sceglie la due ruote non è sicuro. No, no, non è una città per ciclisti, non è una città per le persone, perché alla fine ciclisti, automobilisti, pedoni, siamo tutte persone che ci spostiamo e abbiamo il diritto di farlo in sicurezza, oltretutto considerando che chi si sposta a piedi e in bici fa un favore a tutti, anche a chi è costretto a utilizzare la macchina, perché miglioriamo la qualità dell'aria, miglioriamo la qualità dello spazio urbano, lasciamo spazio libero anche a chi appunto ha bisogno di spostarsi in macchina. Manca una cultura della bicicletta, manca una cultura della ciclabilità, manca una cultura del rispetto, della condivisione degli spazi urbani che sono preponderantemente utilizzati da chi si sposta in automobile. Lo ricordo che l'Italia ha il triste primato di avere il più alto tasso di motorizzazione in Europa. Abbiamo superato il Lussemburgo, ci sono circa 700 automobili per ogni 1000 abitanti. E le nostre città di impianto medievale, rinascimentale in maggioranza non sono strutturate per accogliere tutto questo volume di mezzi che sono delle vere e proprie armi. È assodato e scientificamente provato che un impatto a 50 km all'ora, come è la maggior parte dei limiti di velocità negli spazi urbani, 8 volte su 10 causa la morte. E sono delle vere e proprie armi e non c'è la consapevolezza di utilizzarle in modo giusto. Lei prima diceva che anche se il giovane avesse indossato un giubbetto giallo catarinfrangente, insomma, se magari uno è al telefono in macchina piuttosto che insomma sta spingendo forte sull'acceleratore, sarebbe accaduto ugualmente. Certo, non c'è giubbetto catarifrangente che tenga, non ci sono luci, per quanto obbligatorie, lo ricordiamo sempre, e anche questo fa parte della cultura della ciclabilità ovviamente. Sappiamo che le prime cause di incidenti sono la velocità, non chiamiamoli neanche più incidenti, chiamiamoli scontri col loro nome, sono la velocità e la distrazione. E purtroppo le norme attualmente in discussione di modifica al codice della strada non vanno nella direzione di contrastare queste che sono le prime cause assodate, perché si parla di tutt'altro, non si parla di moderare la velocità, anzi si parla di rendere sempre più difficoltoso per le amministrazioni comunali implementare tutte quelle misure che effettivamente servono a evitare il ripetersi di queste tragedie, che sono i famigerati autovelox. E purtroppo dovremmo avere molte più forze dell'ordine sulle strade per fare i controlli, perché anche se anche a Treviso esistono delle strade con i limiti a 30 all'ora, i cartelli
da soli non bastano. Non bastano. Allora, un'ultima precisazione, Nicola. Intanto, questa è viale Vittorio Veneto, mi scuso, ho fatto io un errore, viale Vittorio Veneto. E la seconda precisazione è che l'investitore è stato sottoposto ai test tossicologici, però i risultati ancora non sono stati diffusi, quindi ad oggi non è dato sapere se l'investitore, quando ha impattato contro il ciclista, il povero ciclista deceduto, fosse o meno sotto l'effetto di alcol o droghe. Grazie, grazie allora, grazie Anna De Roberto, grazie anche alla tua ospite, grazie davvero. Noi continuiamo con la cronaca, fra poco ci colleghiamo con Ilaria Marchiori da Favaro, però c'è un'altra notizia di cronaca che abbiamo raccontato ieri, che, cioè l'operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di due giovani pusher, ma anche la denuncia di un quarantenne che dava loro supporto logistico con un appartamento. Parliamo di giovanissimi giovani che però erano i referenti per la droga, per i rave party in tutto il Triveneto. Sono centinaia le cessioni di droga, soprattutto chetamina, che un 25enne e un 29enne avevano smerciato nel rave party del Triveneto. Per i due giovani erano scattate le manette nel maggio scorso, quando i carabinieri di Castelfranco, dopo un'indagine certosina, li avevano identificati ed arrestati. L'accusa per loro è detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alla chetamina, i due pusher erano stati trovati in possesso di ecstasy, marijuana e hashish. Ma le indagini non si sono fermate. I successivi approfondimenti investigativi svolti dai militari dell'arma sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso hanno consentito di accertare l'entità dello spaccio dei due arrestati. Non solo, al vaglio dell'autorità giudiziaria si è aggiunta la posizione di un quarantenne italiano deferito in stato di libertà. Avrebbe messo a disposizione dei due spacciatori la propria abitazione per svolgere l'illecita attività di consumo e spaccio della pericolosa sostanza. Ed ancora, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 60enne incensurato vittoriese che in un terreno agricolo di sua proprietà aveva coltivato alcune piante di cannabis alte più di 2 metri. I militari hanno sequestrato nel garage dell'indagato anche una tenda box per la coltivazione dell'illecita sostanza, completa di lampade e riscaldatori, e in casa hanno trovato circa un etto di marijuana. A Vicenza si preannuncia un sabato blindato per le manifestazioni che si svolgeranno questo pomeriggio tra la zona fiera e il centro cittadino. Gli attivisti dei centri sociali hanno infatti indetto una manifestazione che partirà dal Bosco di Calte, dove hanno allestito il Woods Climate Camp, per un corteo in direzione della stazione ferroviaria. Agli attivisti si uniranno anche le associazioni pro-Palestina, che saranno a partire dalle 16 impegnate in un sit-in in Viale dell'Industria. L'ultima manifestazione, lo ricorderete, dei centri sociali in concomitanza con la fiera di Vicenza Oro, che è in corso, fu il 20 gennaio, quando i manifestanti, alcuni manifestanti che protestavano contro i padiglioni considerati vicino a Israele, uscirono dal percorso prestabilito forzando il cordone delle forze dell'ordine e entrando in collisione con la polizia. Ci furono momenti di alta tensione, come vediamo in queste immagini proprio di gennaio, tra i manifestanti e la polizia, e vennero feriti anche alcuni agenti. Quindi questa situazione di tensione potrebbe riproporsi questo pomeriggio a Vicenza. Ve lo racconteremo poi questa sera. L'abbiamo raccontato ieri, invece, che sia il sindaco Possamai che il questore hanno detto: non tollereremo disordini, giusto manifestare, lecito manifestare, ma non tollereremo disordini. Un'altra marcia, ma di tutt'altro tenore, invece, quella che si è da poco conclusa a Favaro Veneto, la marcia contro il mega impianto agrifotovoltaico. L'ha seguita per noi Ilaria Marchiori insieme a Simone Merlo. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. I manifestanti sono in realtà ancora tutti qui in piazza Favaro, sono partiti da Cassolaro, dal punto dove sorgerà questo impianto agrivoltaico lungo tutte le campagne, stiamo parlando di 18 ettari di campagne, motivo per cui i cittadini, il comitato, stanno protestando da settimane. Vi voglio far vedere solo alcuni dei cartelli: no centrale vicino alle case, perché parliamo non solo dell'impianto ma anche del
della centrale stessa, ancora no agrivoltaico sui terreni agricoli, poi vedete tutti questi striscioni, e poi rispettiamo la natura, no alle speculazioni sui terreni agricoli. I cittadini qui a manifestare sono tantissimi, e non solo dalle campagne di Cassolaro, di Favaro Veneto, ma sono arrivati anche da Tessera, pensate, da Mogliano, dove si sta, dove dovrebbe accadere più o meno la stessa cosa. Allora, insieme a noi abbiamo due membri del comitato di Cassolaro. Partiamo da Luca Pollazzon. Voi avete deciso di mettere in campo questa protesta, vi siete presentati in tanti, c'è stato un corteo, c'erano anche gli animali a seguito, abbiamo visto alcune pecore. Questa manifestazione, questo corteo non può non essere ascoltato. Certo, noi confidiamo che quanto si è visto oggi sia monito, un segnale che viene colto a tutti i livelli, perché è una lotta che portiamo avanti da agosto dell'anno scorso, è partita in sordina con la centrale già autorizzata di 13.000 metri quadri a 7 metri dalla prima abitazione, e adesso si è aggiunto a questo parco agrifotovoltaico di 18 ettari, pari a 25 campi da calcio su terreni che producono cibo. Abbiamo con piacere visto che oggi assieme a noi ci sono altre molteplici associazioni e comitati, mi viene da dire Mogliano, che è quello che aveva risalto con il loro striscione, Tessera che è l'ultima in ordine di tempo, 75 ettari di progetto, Maserada di Piave, che non so se sono ancora qua, Marcon, insomma le aree purtroppo che sono destinate a essere distrutte sono tantissime, quindi siamo ben contenti che oggi ci sia stata risposta. Abbiamo fatto una bella camminata, una bella giornata di sole, le temperature non erano proprio il massimo, era caldino, però insomma la risposta è stata più che soddisfacente. Ecco, sono numeri importanti quelli che abbiamo sentito qui da Luca, ma anche in questi giorni. Roberto Viviana, che lei è membro del comitato, voi avevate invitato il sindaco Brugnaro, però non si è presentato. Sì, buongiorno a tutti. Il sindaco ha dato mandato e delega al presidente della municipalità e a un assessore di dire che purtroppo per impegni non poteva esserci. Ci hanno comunque confermato il loro appoggio e il loro supporto, hanno detto che provvederanno a scrivere delle note alla regione per fare in modo che il progetto venga bocciato, ma che venga anche ritirato il permesso di costruire la centrale. Allora purtroppo è vero, è importante che scrivano qualcosa, però noi li volevamo qui vicini a noi oggi, perché non dobbiamo solo scrivere ma dobbiamo agire, dobbiamo andare assieme in regione a chiedere che questo scempio sui nostri terreni e sui terreni dei nostri figli non venga realizzato. Roberto, voi dopo questa manifestazione che cosa vi aspettate accada? Allora, noi non ci aspettiamo nulla, perché se ci fossimo aspettati qualcosa dall'anno scorso, purtroppo a oggi la centrale sarebbe già stata fatta. Noi dobbiamo agire. Agire vuol dire andare in regione, cercheremo per ottobre di organizzare un grosso evento, una manifestazione sempre pacifica per andare in regione e trovare ascolto e fare in modo che loro ci diano delle risposte concrete che vengano poi scritte. Non possiamo stare seduti ad aspettare che qualcuno faccia qualcos'altro, non possiamo pensare che le forze politiche che oggi in qualche modo hanno partecipato ci aiutino se non siamo tutti della stessa parte. In questo momento noi ci dichiariamo, e come siamo sempre stati, apolitici, chiediamo a tutti che si uniscano con noi e che per ottobre vengano in regione, e lì vorremmo delle risposte concrete. Ben venga se Zaia si farà vedere, non ci dispiace, anzi. E su questo invito fatto al Presidente della Regione, Roberto Vivian, ringrazio anche Luca Pollazzon, il Comitato, qui da Favaro è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Laura Marchiori, grazie ai tuoi ospiti. Andiamo a Fonte, nella Marca Trevigiana, una folla di gente ha partecipato questa mattina ai funerali di Filippo Zanin, morto assieme al collega amico Francesco Favilli, cadendo dalla via Don Chisciotte sulla parete nord della Marmolada. L'ultimo saluto nella chiesa arcipretale di
Fonte Alto è stato presieduto da Don Francesco Fabris, il sacerdote che aveva celebrato il matrimonio con Giulia 5 anni fa. È stata proprio la moglie di Filippo, assieme a una delle sorelle, ad amici e colleghi di lavoro, a dare al termine del rito religioso una testimonianza sul giovane alpinista dipendente dell'azienda Scarpa di Asolo, lo ricorderete. Tutti ne hanno ricordato il carattere gioviale, capace di attirare attorno a sé tanti amici anche nelle passeggiate, nelle scalate in montagna. Presente al rito funebre anche la piccola figlia Emma di 2 anni, i genitori di Filippo, Fernanda e Pierluigi, i fratelli Leonora, Edoardo e Marta, stretti ovviamente attorno in un dolore senza risposte. L'abbraccio della comunità di Fonte, presenti anche il sindaco di Fonte Matthew Sommadossi e i colleghi dell'azienda Scarpa di Asolo. Un lungo corteo poi ha accompagnato la salma al cimitero. Vedete le immagini di Mirko Cavallin che ha seguito il rito funebre. Poi questa sera vi racconteremo di questo addio per la tragedia della Marmolada. Allora, torneremo alla cronaca fra poco, prima però andiamo a Padova, perché a Padova c'è un problema di topi nel centro storico, un problema che queste settimane di grande caldo hanno accentuato. A denunciarlo sono i residenti, che questa mattina la nostra Chiara Gaiani ha sentito. Se, guardate. Da Padova con Tommaso Migotta, che ha appena ripreso un topo scorrazzare lungo le rive sul Tronco Maestro. Ci troviamo nell'area di Ponte Molino con Wanda Pellizzari, che ringraziamo, proprio per parlarvi di questa situazione. Il gran caldo di questo ultimo mese e mezzo ovviamente ha fatto in modo purtroppo che la cosa peggiorasse, ma sono numerose le segnalazioni, Wanda Pellizzari, che lei riceve dai residenti sulla presenza di topi in tutto il centro storico. Beh, la situazione è veramente, veramente in questi ultimi tempi molto, molto grave. Degrado e soprattutto anche sporcizia, soprattutto anche pericolosità. Purtroppo abbiamo i topi che girano indisturbati in pieno centro della città. Mi mandano segnalazioni anche perché è difficile fotografare l'istante in cui c'è il topo, lo vedi scappare, però ce ne sono numeri. Qualcuno sono riuscita a fare il fermo immagine, ma insomma via Squarcione, via Boccalerie, via Dante, ecco, insomma, diciamo che la cosa è molto peggiorata. Io non so se sia, molto probabilmente il caldo influisce, però è comunque una situazione che va segnalata. Che crea tra l'altro disagio anche a molte attività commerciali, parliamo anche della zona del Salone, dove sono presenti molte attività che sono legate al food, Wanda. Beh, certamente, tant'è che l'anno scorso proprio sotto al cestino proprio dell'angolo tra Piazza dei Frutti e la Piazza delle Erbe c'è un cestino appunto che presentava dei buchi che davano sul sotterraneo. Beh, lì ne ho fotografati una marea. Ho segnalato la cosa all'assessore Ragona, il quale per fortuna mi ha cementato quei buchi, e da lì non escono più, però da lì non escono più, ma escono dalle altre parti. Purtroppo questa è sicuramente così. Una situazione che va presa in mano e deve essere fatto un provvedimento. Il Salone è una delle aree più pericolose, più a rischio della città, del centro storico. Ma certamente sì, perché insomma non si può negare che sotto al Salone ci siano da anni, da decenni, non so da quanto. Quanto tempo ci siano i topi. Ecco, io non so come si possa fare, no, certamente non sono io vedo poi i frutti, nel senso che salgono indisturbate, posso anche dire, probabilmente in cerca di cibo, probabilmente il sottosalone con gli odori, però è pericoloso e danneggia anche l'immagine. Adesso sotto al Salone non ne abbiamo più visti, onestamente non ne ho visti, però girano per le strade probabilmente in cerca di cibo, ma so che è un'operazione titanica, però qualcosa bisogna fare, qualcosa bisogna incominciare a fare, perché altrimenti si dice ma non si può, non è così che si va, incominciare bisogna, e qualcuno saprà come si fa. Ecco, un'ultima cosa, ci troviamo a Ponte Molino proprio perché i residenti di questa zona della città, una zona storica, una delle porte di accesso antiche al centro storico di Padova, hanno scritto una mail al comune anche proprio per la situazione del Tronco Maestro che
insomma, dove ci sono più erbacce forse che acqua. Ma infatti sono stata contattata 2 giorni fa da alcuni di questi residenti che insomma mi conoscono, mi domanda, guarda, che noi vogliamo scrivere una mail al comune, all'amministrazione comunale, proprio per denunciare quello che è, quella che è la situazione del tronco maestro, che poi voi avete adesso documentato con le fotografie, ed è una situazione gravissima. Appunto avete visto proprio orora il topo che corre, quindi insomma la situazione è grave. Qualcosa bisogna fare. Allora, noi abbiamo raccolto la denuncia attraverso Wanda Pellizzari di quello che accade in città. Ovviamente questa è una situazione che continueremo a seguire. Allora, questo è il racconto di Chiara Gaiani. Andiamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il Focus TG, ripartiamo parlando di sicurezza. Andiamo a Bassano del Grappa, il tema della sicurezza è uno dei più caldi sul tavolo del sindaco Nicola Finco, che sembra propenso a riproporre il patto civico in vigore fino a qualche anno fa. Il patto civico era stato promosso a Bassano nel mandato amministrativo 2014-2019 guidato da Riccardo Poletto. Il meccanismo era stato mutuato dall'esperienza già presente in altre città italiane. A fianco del comune c'erano i rappresentanti dei locali ricettivi come bar e ristoranti, quelli dei cittadini del centro storico e la polizia locale. L'obiettivo era garantire un'attenzione sui comportamenti degli avventori contro gli schiamazzi, specie in orario serale e notturno. Ora il sindaco Nicola Finco ha annunciato di voler riprendere quell'idea. Mi fa piacere che questo progetto vincente venga ripreso in mano e non posso che esserne felice. L'attenzione alla sicurezza però è importante portarla anche in tutti gli altri quartieri. Noi veniamo da un'estate in cui, ed è stato oggetto anche di una mia interrogazione in Consiglio Comunale, in alcuni parchi cittadini, parchi pubblici, abbiamo assistito da episodi di maleducazione fino a vere e proprie risse o forse addirittura regolamenti di conti. Per cui bene le telecamere, perché sono un deterrente e poi quando capita qualcosa consentono di risalire agli autori dei reati, ma soprattutto tanta collaborazione. In questo senso la proposta di Poletto è di riattivare il controllo di vicinato coinvolgendo i cittadini in una rete certificata di segnalazioni al comune e alle forze dell'ordine. Sicurezza, il tema che riguarda un po' tutti i comuni, da Bassano a Treviso, sicurezza anche sugli autobus, soprattutto con il ritorno della scuola. E allora MOM, che è l'azienda di trasporto pubblico locale di Treviso, corre ai ripari. Quando saranno tutti in esercizio, il servizio saranno circa 10. Comprensivi, ma che avranno dei turni importanti. Da sperimentale a strutturale saranno 10 una volta a regime i vigilantes impiegati in funzione anti baby gang e non solo ovviamente sui mezzi della MOM. La società di trasporto pubblico locale della Marca ha chiuso le procedure di gara nei giorni scorsi, si parte quindi con il nuovo anno scolastico. È una società attrezzata per fare questo tipo di servizio, è importante, è del primaria a livello nazionale e quindi sarà pronta con noi a fare questa tipologia di intervento che dovrà dare la sicurezza ovviamente massima al personale. Personale ma anche utenza, aggiunge il presidente Coladon, e questo soprattutto sulle linee più calde come la Conegliano Pieve di Soligo, più volte finita agli onori delle cronache per risse e aggressioni nei confronti dei conducenti. Il servizio sarà mirato. Non è che tutta la provincia di Treviso sia una provincia a rischio. La provincia di Treviso è una provincia tranquilla, le forze dell'ordine fanno il loro dovere, lo fanno molto bene. E noi dobbiamo garantire la sicurezza nelle aree dove c'è più criticità. Si tratta del primo dispositivo strutturato in materia, tra i primi servizi del genere a livello nazionale. Il numero sarà un numero importante, ovviamente anche la spesa è importante, ma su questo a noi interessa soprattutto la sicurezza più che la spesa. Per dare sicurezza a chi monta in autobus è la funzione principale di MOM. A proposito di sicurezza, prima di andare a Conegliano, una notizia che riguarda Treviso città, perché c'è stata una rapina questa mattina, poco fa, presso un negozio di abbigliamento di Vicolo Rialto a Treviso, dove 3 soggetti, 2 donne e un uomo, hanno scippato la titolare
di un negozio appunto di abbigliamento le hanno sottratto il portafoglio custodito all'interno della borsa, circa 150 euro in contanti, per poi darsi alla fuga. Ci sono indagini della polizia in corso. E dunque il tema della sicurezza che rimbalza da Treviso anche a Conegliano, non solo per l'inizio della scuola, insomma anche a Conegliano, nella città del Cima, tanti episodi negativi, con il sindaco Chies che annuncia pure l'arrivo del taser per la polizia locale. Un dispositivo con due pattuglie, tra cui l'unità cinofila, che presenzieranno. Quattro uomini e l'unità cinofila schierati già dalla mattinata d'inizio dell'anno scolastico. La polizia locale di Conegliano rafforza la presenza sul territorio per l'avvio delle scuole mercoledì 11 per vigilare e prevenire episodi di aggregazioni di ragazzi violenti o sopra le righe. E ogni anno intensifichiamo i controlli sempre nella zona della stazione ferroviaria e dell'autostazione, perché è la zona di maggior confluenza degli studenti. Quindi a inizio anno ancora si è un po' euforici e quindi necessita un po' di ordine. Attrezzeremo di taser la nostra polizia locale, riteniamo di aver fatto molto, però abbiamo anche chiesto a loro un lavoro supplementare. Con l'amministrazione comunale e con i commercianti si stanno intavolando alcuni discorsi per instaurare sia un rapporto di collaborazione ma anche dei dispositivi di controllo preventivo. Pattuglie su tutti i comuni, ma sono il centro cittadino e l'Interland conegliano i punti più interessati dai controlli. La zona del Biscione, Corte Vespucci e Corte delle Rose, luogo quest'ultimo non visibile dalla via principale, per questo terreno privilegiato da scorribande giovanili, dove negli ultimi giorni si sono infatti verificati alcuni disordini. È un passaggio quotidiano che facciamo con le pattuglie, cercheremo di intensificare proprio in virtù di alcuni fatti che sono successi ultimamente, quindi già da ieri era presente l'unità cinofila, stamattina c'era la pattuglia piedata e continueremo anche nei prossimi giorni. Intanto le forze dell'ordine hanno identificato due dei quattro giovani tra i 16 e i 20 anni, due ragazzi e due ragazze che lo scorso maggio avevano derubato e aggredito, rompendogli il naso con calci e pugni e procurandogli diversi giorni di prognosi, il titolare di origine cinese del bar adiacente alla stazione. Titolare che non vuole rilasciare nessuna dichiarazione ma che si dice sollevato. Soddisfazione espressa anche dal sindaco Chies. A distanza di mesi che si arrivi alla chiusura di un'indagine, si arrestino i responsabili, vengano condotti alla giustizia, sperando che poi rimangano anche nelle patrie galere per un bel po', è ciò che ci auguriamo tutti. Sicuramente la società non è quella che vorremmo noi, da certi punti di vista alcuni ragazzi hanno perso forse l'orientamento, meglio farglielo ritrovare. Ancora la sicurezza, in questo caso torniamo a Vicenza con all'interno di una gastronomia del centro storico di Vicenza un furto in questo caso molto particolare. Ruba bottiglie di champagne, ma non perché le porti via, no, nascosto tra gli scaffali se le scola. Una dietro l'altra. Succede in una gastronomia di Vicenza. L'uomo è lo stesso che aveva già portato via alcuni alimenti senza pagarli. Quando si ripresenta a qualche giorno di distanza, il proprietario si allerta, chiama la polizia. Quando arrivano gli agenti delle volanti, però lui se n'è già andato. Grazie alle immagini di videosorveglianza, i poliziotti scoprono che l'uomo si era nascosto tra gli scaffali e si era scolato sul posto ben quattro bottiglie di diversi tipi di champagne per un valore di quasi 600 euro. Gli agenti riconoscono il responsabile, è un mendicante marocchino che ha già ricevuto un foglio di via obbligatorio da Vicenza. Per questo è stato denunciato. Ora sono in corso le ricerche per trovarlo. Restiamo nel Vicentino, l'incidente mortale a Pove del Grappa, 18 giorni dopo la morte del piccolo Lorenzo, aveva meno di due anni. Questa mattina a Torri di Quartesolo i funerali del piccolo. È arrivata alle 10, puntuale, la salma di Lorenzo Albanese nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, dove era stato battezzato da poco. Ad accogliere il carro funebre il silenzio della sua Torri di Quartesolo, decretato dal sindaco che ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata. Ad accompagnare la piccola bara bianca per le esequie, i genitori Anna e Emanuele, che riportano ancora ben visibili sul corpo i segni del drammatico incidente sulla Valsugana in cui ha perso la vita il piccolo Lorenzo dopo di 18 giorni di agonia. Un silenzio denso di commozione nella chiesa strapiena accompagna la famiglia verso l'altare. Troppo grande il dolore per una perdita così prematura di un bimbo di appena due anni.
Eppure la forza della fede dimostrata dai genitori in questi giorni è talmente forte che il parroco Don Davis Gennaro ha voluto ringraziarli all'inizio della sua omelia. Quindi ve l'ho già detto più volte, grazie per la vostra testimonianza, grazie per la vostra forza, grazie per questa vostra speranza che ci dimostrate. Perché tante volte parliamo di fede, di resurrezione, di speranza con la bocca, ma viverla è diverso. E allora oggi loro confermano un po' la mia fede, questa fede che dice il Signore è risorto, Lorenzo è risorto. Dio manda il suo angelo per sostenerci, Dio ha mandato il suo angelo, il nostro piccolo Lorenzo. Quante cose buone ha portato nella vostra vita in questi 2 anni. L'altro giorno Manuel diceva, troppo perfetto, era troppo perfetto quello che stavamo vivendo. Tanta la commozione tra i partecipanti, tanti fiori bianchi e il desiderio di esprimere vicinanza a Lorenzo nella sua bara bianca, sopra la sua veste candida del battesimo. La sua foto con Topolino, il suo pupazzo preferito, a tenergli compagnia, e a lato un cuore di fiori bianchi. In tanti hanno voluto contenere in un abbraccio infinito Anna e Emanuele. Ti ricorderemo sempre con grande amore. I tuoi amici del nido, i loro genitori, le educatrici, il personale ed il consiglio di amministrazione del Matteazzi. Vi siamo vicini col pensiero e col cuore in questo momento di grande dolore, con affetto profondo e sincera vicinanza. Pochi istanti di pubblicità, poi l'ultima parte di Focus TG. Eccoci in diretta. La politica, prima di andare dal nostro Lorenzo Maier alla Mostra del Cinema di Venezia e chiudere il Focus TG, la politica, ieri è in corso, come sapete, la festa democratica a Treviso. C'è stato il governatore De Luca 2 giorni fa con parole che hanno portato a diverse polemiche, ne parleremo fra poco. Ieri è stata la serata di Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, che è tornata a attaccare la legge Calderoli sull'autonomia, ma ha anche commentato le dimissioni del ministro San Giuliano. Sentite. No, non sa da fare, la raccolta firme contro questa pessima autonomia differenziata sta andando a gonfie vele, invitiamo tutti a continuare a firmare. Io credo che sia una riforma che spacca in due un paese che ha bisogno di essere ricucito, fa male anche al nord, fa male anche al mondo produttivo, perché oggi che avremo bisogno di un'unica politica energetica comune europea, perché abbiamo i costi energetici più alti d'Europa in Italia. Questo lo sanno bene le famiglie che fanno fatica a pagare le bollette, ma anche le imprese che perdono competitività. Non è il momento in cui frammentare in 20 sistemi energetici diversi, giusto per citare uno dei temi che secondo questa pessima riforma potrebbe dividersi per tante quante sono le regioni italiane. Noi andremo avanti su questa raccolta, insisteremo e sono fiduciosa che riusciremo a bloccarla con il referendum. Non lo dice solo il Partito Democratico, lo dice anche l'autorevole Fondazione Gimbe, che questa autonomia rischia di essere il colpo di grazia su un servizio sanitario nazionale già stremato a causa dei tagli di Giorgia Meloni e anche del blocco del personale che noi chiediamo da sempre di sbloccare. Ci hanno affossato una legge in Parlamento che chiedeva una cosa banale: più risorse, più personale, perché i reparti si stanno svuotando e le liste d'attesa si allungano all'infinito. Ma che voglio dire, come rispettiamo il diritto alla salute degli italiani se devono aspettare un anno e mezzo per fare una mammografia o una gastroscopia? Crediamo che questa debba essere una priorità trasversale a tutte le forze politiche e noi insisteremo anche sulla prossima manovra che ci siano adeguate risorse per la sanità pubblica. Già oggi c'è tanta migrazione sanitaria dalle regioni del sud verso le regioni del centro e del nord. È un altro dei motivi per cui l'autonomia è dannosa anche dal punto di vista del nord. Le dimissioni di San Giuliano arrivano tardive, ma sono comunque l'atto più opportuno da quando è ministro. È lo specchio della classe dirigente di Giorgia Meloni, una classe dirigente arrogante, inebriata di
di potere che ha passato il tempo a occupare posizioni nella cultura, hanno fatto disastri sul cinema, c'è stata una lettera durissima in questi giorni da parte del comparto del cinema, che è un'eccellenza italiana da salvaguardare, e per le lentezze e per la foga ideologica di questo governo ha visto una disoccupazione sfrenata, rischiamo di perdere competenze vitali proprio nei giorni in cui Venezia è una finestra sul cinema italiano nel mondo. E di questa finestra parleremo fra pochissimo con il nostro Lorenzo Maier. Prima però sentiamo anche questa mattina nel Bellunese, per un evento c'era il governatore Luca Zaia, che ha parlato invece del rapporto con il cardinale Zuppi, lo sapete, le polemiche della CEI sull'autonomia, e poi è tornato a parlare anche di quanto ha detto il governatore della Campania De Luca a Treviso due giorni fa. Sentite. Con il cardinale Zuppi come si andrà avanti? Beh, è un ottimo rapporto, persona che ho sempre stimato, e non lo dico per piaggeria, non avevo dubbi sul fatto che desse la sua disponibilità a fare, diciamo, per un confronto. No, ovviamente non diffondo la sua lettera, perché è una lettera riservata che mi ha mandato. Devo dire che, insomma, come dico io, non ci sono cattolici buoni e cattolici cattivi. Ci sono, diciamo, mi rifiuto di pensare che qualcuno possa pensare in giro per l'Italia che ci sia qualche italiano che vuole far morire di fame qualche altro italiano. L'autonomia deve essere un'opportunità per tutti, e lo è. Ecco, però qui si sta creando sempre maggiore frattura. È bastato sentire cosa ha detto De Luca a Treviso l'altra sera. Qui si va alla guerra civile se non si trova una mediazione. Ma guardi, io le dico una cosa, che i fondi della sanità sono divisi in maniera, diciamo, quasi da farmacia, in maniera al centesimo tra le regioni con dei parametri. E penso anche che non si possa dire, non sia corretto dire che se le cose vanno male in qualche regione è colpa delle regioni dove le cose vanno bene. È un tema di efficienza e dall'altro è un tema di malagestio, non lo attribuisco agli attuali governatori, ma di decenni che si sono trascinati. Insomma, vorrebbe dire essere ipocriti non riconoscere che alcune comunità del sud hanno avuto grossissimi problemi storicamente, che si sono radicati, che hanno consegnato quello che oggi è un disservizio, una malagestio che è diffusa. Queste le parole di Zaia. Allora andiamo da Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo, mostra del cinema alla giornata conclusiva, le battute finali. Adesso non posso che chiederti il pronostico finale tuo, perché è il giorno dei premi questa sera. Intanto alcuni premi sono già stati assegnati. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori. Sì, ultimo giorno di mostra, oggi serata di premiazione, come dicevi, stiamo cercando di capire chi tornerà tra qualche ora lì per capire chi è entrato nel Palmarès. Ancora sono chiacchiere, c'è chi giura che Nicole Kidman sia stata richiamata, quindi che sia in corsa per una possibile potenziale Coppa Volpi, ma sono al momento solo chiacchiere, perché lo si saprà nel pomeriggio. Chi dice che la giuria abbia amato De Brutalist, ma sono ancora pronostici che non hanno molta consistenza. Intanto, come dicevi, ieri è stato assegnato un premio storico della Mostra, il premio Leoncino, dato dagli studenti di cinema, ma che anche tra i giurati alla conferenza del Ministero della Cultura e la Biennale stessa, che è andato a due registi francesi che abbiamo intervistato prima che ricevesse il premio, e farei partire il servizio. C'est l'histoire d'un père. È la storia di un padre e dei suoi due figli. Il figlio maggiore è sempre più attirato dalla violenza, da un gruppo di amici che lo trascinano nelle attività dell'estrema destra. Ed è la storia praticamente di un'opposizione, anche politica, che esplode a un certo punto. Ma è anche un film sull'educazione dei figli, sui valori che noi vogliamo trasmettere ai nostri figli, su quello che noi vogliamo fare affinché loro siano educati, e anche sull'importanza del fatto che noi vogliamo che i nostri figli abbiano le nostre stesse idee. È stata un'emozione fortissima per noi, davvero, far vedere il nostro film durante la proiezione ufficiale. Poi, quando sono partiti i titoli di coda, immediatamente la gente ha cominciato ad applaudire e hanno applaudito
applaudito per 12 minuti. È stata davvero un'emozione fortissima per noi, è qualcosa che non riusciremo mai a dimenticare. E oggi è stato un po' la continuazione di questo sogno, di qualcosa che continua a esistere anche oggi. Eccoci. E quindi sì, due dita francesi che poi nell'intervista che magari proporremo nelle prossime occasioni, nei prossimi giorni, hanno detto che avranno anche in seguito un prossimo film girato in Italia che avrà una parte anche a Venezia. Oggi Pupi Avati, un grande maestro di cinema qui per il film di chiusura, ha detto delle cose molto importanti anche sul futuro del cinema italiano, e quindi siamo in attesa di ulteriori sviluppi, ulteriori eventi. Diciamo molto favoritissimo per il Leone d'Oro potrebbe essere il film di Pedro Almodovar, che parla di tratta di eutanasia, è stato molto lodato in questi giorni. Potrebbe essere, da quello che si potrebbe capire, visto che è stata richiamata Nicole Kidman, Coppa Volpi, ma vediamo. Un Daniel Craig, insomma, ci siamo. Secondo te ci potrebbe essere qualche sorpresa? Sicuramente, io mi aspetto qualche sorpresa, anche perché la giuria ha sempre abituato a sorprese che fanno riuscite. C'era anche chi diceva che Vermiglia, il film italiano, potrebbe avere incontrato i gusti come genere, per esempio, della presidente Isabella Uppari, quindi un nome assolutamente di spicco, di peso in quello che sarà il giudizio finale, anche se poi il suo voto vale uno come quello di tutti gli altri, però qualche sorpresa sicuramente dovremmo aspettarci, ecco, anche per quanto riguarda, per esempio, c'è molta curiosità, molta attesa per l'opera prima, capire se andare il premio Mastroianni, che poi è un premio in denaro molto sostanzioso per incentivare le produzioni di giovani registi, di giovani attori. Benissimo, allora vedremo questa sera. Alle 19 inizierà la cerimonia di chiusura, condotta dalla madrina Svea Barbici, così come per l'apertura, e ti do anche una piccola chicca: il nuovo ministro ai beni culturali, Giuli, era qui a Venezia, è stato qui a Venezia, ovviamente non come in quella di inizio, ma per il suo incarico precedente. Alla Camera ha l'eccesso prenotata fino a domenica. Ieri nessuno lo ha voluto dire, ma utilizzando un eccesso secondario è uscito dall'hotel e è andato a Roma per giurare, e quindi per entrare come ministro. Tutti si aspettano di capire se oggi tornerà con questa nuova veste di ministro dei beni culturali oppure se non tornerà. Diciamo che se non fosse stato ministro sicuramente ci sarebbe stato, perché era prevista che la sua presidenza successiva venisse fino al giorno di chiusura. Ora con il nuovo incarico non ci sa. Solitamente, contrariamente all'apertura, non è prevista in sala alla chiusura la presenza del ministro dei beni culturali, ma mai dire mai, potrebbe essere proprio Venezia la prima uscita dal ministro. Bene, molto, molto interessante. Allora cercheremo di capire se tornerà dopo il giuramento. Grazie anche per questa chicca al nostro Lorenzo Maier, buon lavoro. Noi siamo in chiusura, se non erro, chiedo conferma alla regia, Mattia Pizzai e Andrea Basso, che con l'occasione ringrazio. Allora grazie per averci seguito, arrivederci.